C'è chi lo sceneggia nella maniera tradizionale, cioè scrivendo, usando solamente parole, come e c'è chi disegna, faccio un nome su tutti, ma ce ne sono tanti, Rodolfo Cimino, che fa degli storyboard, sono dei piccoli disegni ma anche molto precisi, in loro modo sanno molto bene raccontare, che servono al disegnatore la sceneggiatura. O anche negli ultimi tempi Casti, che è uno degli autori più importanti emersi negli ultimi anni, si serve abitualmente degli storyboard. Comunque, come ti sei trovato? Allora, riprendo il discorso dei WhatsApp di Tito, che aveva cominciato a mandare quando appunto io stava ancora sceneggiando, e mi arrivavano queste vignette sparse assolutamente a caso con i messaggi di Tito che erano sempre ha ha ha, oppure sto morendo da ridere o muoio addirittura. Sì, c'è stato anche muoio appunto. Quindi insomma alla fine mi manda la sceneggiatura intera, che è stato semplicemente un ricomporre un po' questo puzzle che era già arrivato a pezzi, e devo dire che a me sì, mi faceva molto ridere. Il problema è che Sio fa dei disegni, cioè, lo conoscete benissimo, i suoi disegni sono sì semplici ma sono bellissimi, sono molto espressivi, e quindi il mio problema è stato cercare di rendere quella freschezza, delle espressioni che aveva disegnato Sio con i personaggi disneyani, e che per me è stato un po' complicato, perché non è facile rendere proprio quelle espressioni che fai con due righe, però appunto poi è complicato quando cerchi di portarle proprio sulla tavola con i personaggi Disney. No, mi sono divertita molto a disegnarla, perché è una storia di quelle che piace molto fare a me anche, cioè quelle che sono tutte giocate sull'espressione dei personaggi, sui mezzi toni proprio delle espressioni, e mi ha divertito veramente tanto. Poi ci ho ritrovato delle cose, non so, di Tex Avery, oppure di... Non so, quel tipo di umorismo un po' che può arrivare anche, non parlando di fumetti, ai Monty Python, non lo so. Cioè, ho trovato che sia che fosse una cosa molto divertente, e poi che sia giusto. Questo non ha a che fare con il disegno, però vado un po' indietro nel tempo parlando di Walt Disney, che tanto non mi può contraddire, per cui insomma faccio finta di sapere cosa pensava lui, no, ma io credo, insomma, pensando a quello che lui ha fatto tanti anni fa con il cinema, con i fumetti, lui si è sempre affidato, lui ha avuto sì un sacco di buone idee, aveva un sacco di progetti, un sacco di cose, però si è sempre affidato a dei collaboratori, a degli amici, a delle persone che potessero fare questo lavoro forse meglio di lui, cioè distribuendo, cioè, quindi parlando delle sue idee e cercando delle persone che potessero portarle a termine, realizzarle in una maniera perfetta, ottima. E si è sempre affidato a persone anche che probabilmente la pensavano in maniera un po' diversa da lui, che comunque hanno sempre dato un po' delle spallate al suo modo di fare le cose, hanno sempre portato molto della loro personalità in quello che poi erano le cose che venivano realizzate, fossero film, fossero fumetti. Cioè, pensate solo, parlando di fumetti, a Floyd Gottfredson e Carl Barks, che hanno comunque reinventato e proprio costruito pezzo su pezzo il mondo dei paperi e dei topi. Quindi io penso che dare il benvenuto a Sio sulle pagine di Topolino sia un po' fare questa cosa qui, cioè allargare quelle che sono le potenzialità e le possibilità dei personaggi Disney. E niente, io mi fermo qui, perché poi vorrei sentire di nuovo parlare sia Stefano che Corrado, e poi però vorrei sentire parlare Sio soprattutto, quindi passo la parola adesso.